Al centro ascolto padre Nino Aparo di Alcamo, in via Girolamo Caruso veniamo a conoscenza di un'interessante attività per l'integrazione interculturale, ma più che di integrazione vogliamo parlare proprio di scambio di culture. C'è la responsabile qui, Piera Maltese, buongiorno, che ci può spiegare meglio le attività che avete avviato. Di che si tratta esattamente? Allora, questo è un progetto che noi abbiamo realizzato con l'associazione Camminare Insieme, che fa parte di un progetto più grande che sarebbe il Filo di Arianta, inserito in un altro progetto che è finanziato da Fondazione con il Sud. Finanziato sì. Da Fondazione con il Sud. E questo laboratorio sono 34 ore che siamo già alla fine, ci saranno altri due incontri, finisce entro il 30 marzo. E l'idea era si chiama idealmente Trame identità e cultura in transito, perché l'ideale, diciamo, che vogliamo perseguire è quello di mettere appunto insieme più culture, quindi queste persone che si incontrano in questo laboratorio vogliono proprio mettere insieme ognuno le proprie conoscenze, ognuno le proprie identità, proprio per metterle a frutto e creare altre identità, altri gruppi, insomma, un laboratorio appunto che nasce come laboratorio di prosocialità e quindi che tende proprio a fare questo. Diciamo che quello che vogliamo fare è proprio conoscerci prima di tutto. Bene, quindi qui c'è un team di specialisti, abbiamo qui con noi Simona De Simone, psicoterapeuta. Bene. Valentina Lucchese, psicologa e psicoterapeuta. La nostra idea di base è che queste persone che arrivano qui non le conosciamo, come loro spesso non conoscono noi, quindi vogliamo creare una rete, vogliamo creare qualcosa che ci auguriamo abbia una continuità, possa avere una continuità in futuro, perché l'idea di base è che non arriva un popolo indifferenziato, ma arriva una moltitudine di gente, di persone, ognuno con una propria identità, con una propria storia e personalità da portare, no? Da presentarci, e quindi l'idea è proprio quella di conoscerci. Stiamo realizzando delle cose molto belle, dei lavori che speriamo possano rappresentarci come gruppo che si è formato, ma l'idea con Simona è quella di dare una continuità. Vorremmo anche creare delle opportunità per queste donne che hanno una creatività meravigliosa, stanno realizzando dei lavori a maglia e all'uncinetto bellissimi, e quindi ci auguriamo che ci possa essere appunto un seguito a tutto questo. Molto bene, e abbiamo qui con noi anche la nostra mediatrice culturale, che è Samira El Hajri. Sono mediatrice culturale con loro, riesco ad aiutare i nostri miei compaesani, per esempio anche tutti gli arabi in generale, e come stanno facendo questo lavoretto le sto dando una mano anch'io, spiegazione, anche conoscenza della nostra cultura, anche loro, diciamo i cristiani, conoscendo anche la nostra religione, le nostre, diciamo, donne musulmane, perché nel fondo loro le vedevano col velo, per esempio giudicavano soltanto come sono persone con velo, e invece in realtà quando le hanno conosciute in profondità hanno capito che sono persone normali, non potevano giudicare soltanto diciamo fisicamente dell'apparenza, ma invece siamo uguali a loro, per esempio. Tutte uguali, siamo tutte donne alla fine. Lei da dove proviene? Da quanto tempo vive qui ad Alcamo? 20 anni compiuti, sono ad Alcamo. Ecco. Professoressa Maltese, qui nazionalità, di che nazionalità sono le persone che frequentano questo laboratorio? Dal Marocco, persone che vengono dal Marocco, donne che provengono dalla Tunisia, dal Venezuela e dalla Romania. E alcamesi, chiaramente. E anche alcamesi. Anche Alessandra, dove? E Alessandra che è dalla Serbia. Un'altra che è dalla Serbia. Un'altra persona, ok. E diciamo, tutto questo loro si sono rivolte a noi perché noi operiamo come centro ascolto padre Nino Aparo, noi operiamo soprattutto
insegnando la lingua italiana, che per noi è la cosa più importante, di più di dare il pacco, sì, da mangiare o i viveri. E questa è un'attività che è già da tempo portata. Questa è da tempo che si svolge, perché dal 2008 con l'UNITRE, mentre dal 2002 era presso il Collegio dei Gesuiti. E adesso ci siamo un po' più specializzate verso le donne, il mondo arabo, perché è più difficile per loro integrarsi sia come lingua che come cultura, e soprattutto perché molte di queste donne, soprattutto le donne che sono carenti, perché molte di queste non sono andate a scuola, e quindi noi abbiamo un rapporto di uno a uno con loro, di alcune di loro, per insegnare proprio manualmente a tenere la penna in mano, a indicare gli oggetti, a conoscere gli oggetti. Quindi è un lavoro che ci stanca, però alla fine della giornata dico, ma se non facessi questo, cioè, mi sentirei qualcosa in meno, cioè è diventata una parte. Penso che sia a detta di altri che è un lavoro bellissimo, e quindi io invito proprio le istituzioni a prenderne atto e a creare questo, però fatte veramente, un volontariato fatto vero, non sulla carta, che noi non percepiamo niente. Comune siamo qui nei locali dell'UNITRE, ma diciamo noi lo prendiamo in orario, sia anche queste signore che vengono, proprio lo rispettiamo come se andassimo al lavoro veramente ogni giorno. E io dico che se non ci conosciamo tra di noi non andremo da nessuna parte. Alzando i muri non si conclude niente, è abbattendo i muri che si ottengono, che la società può migliorare. E solo vedendo non numeri, sono morte tante persone, ma sono morte tanti i marocchini, sono morte tante del sud-est, sono morte no, non sono numeri, sono persone veramente, può essere nostro figlio, e se fosse un figlio nostro che ha negato, se fosse un nostro parente, ma noi non scavalcheremmo le montagne, e anche chi non sa nuotare imparerebbe a nuotare. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare a tutta la cittadinanza, perché con questo rigurgito di paura, perché adesso è tutta colpa degli stranieri che sono venuti a invaderci, ma vogliamo un attimo pensare, se tutti questi stranieri se ne vanno, cosa succede in Italia? Le scuole si chiuderanno, penso, perché noi non facciamo più figli. Le energie che hanno queste persone per guadagnare, per migliorare, gli italiani non ce l'hanno più, perché mi sembra che siamo alla fine dell'impero romano, adagiati nelle nostre poltrone, eccetera, ogni tanto. Diamo ogni tanto la cosa che abbiamo dismesso, ma che cosa abbiamo fatto, non so che cosa. E quindi se non cambiamo atteggiamento, sì, ci sono delle persone che commettono dei reati, ma per carità, allora è lo Stato che deve garantire, deve punire realmente chi ha commesso un reato, ma non tutti insieme. Quindi noi ci auspichiamo che questo messaggio possa andare anche oltre Alcamo, diciamo, non solo ad Alcamo. Complimenti per questa vostra attività. La scuola materna dove va mio figlio, per esempio, qua ad Alcamo, si trovavano l'anno scorso 3 classi di bambini piccoli. Quest'anno invece è stato chiusa una classe, hanno fatto tipo sala giochi, e l'altra classe io ho scritto dove? Luigi Pirandello all'Orto del Ballo. Per esempio l'altra classe dove ci sta mio figlio, ci sono più di 10 bambini musulmani. Già, per esempio, se non scrivevo io, per esempio, sono qua la maggior parte dei nostri compaesani, anche tutti diciamo musulmani o arabi, e abbiamo arrivati alla classe, la seconda classe poi stava chiusa quest'anno, per l'aiuto diciamo con i nostri, ho portato i bambini da altre scuole per lasciare il Pirandello aperto, per esempio. Dal punto di vista istituzionale, di impegno istituzionale da parte non soltanto dei dirigenti scolastici, perché qui dovremmo fare un discorso più in generale per quanto riguarda la politica, no? Che in qualche modo, che atteggiamento c'è secondo voi? Atteggiamento io devo dire che è di apertura, perché io
come nelle scuole o anche presso il comune, ho trovato sempre le porte aperte. Diciamo, a volte loro si meravigliano perché io magari faccio una telefonata, ma non faccio una telefonata per una, è soltanto per vedere se una cosa aspetta o non aspetta, se c'è un diritto o no. Noi siamo per applicare la legge. La legge, se è uno straniero è qui, che lavora, paga le tasse, contribuisce all'economia della dico, perché non deve avere gli stessi diritti se gli spettano, non se non gli spettano, se gli spettano va bene. E allora molto spesso io il comune l'ho trovato abbastanza aperto per quanto mi riguarda in queste attività, io ho accesso alle varie istituzioni, assistenti sociali, anagrafe, diciamo anche l'ASL, anche all'ASL abbiamo trovato, diciamo, sempre accoglienti. Però siamo sempre là, ci vuole sempre qualcuno che dica tu questa cosa ti spetta, allora andiamo e vediamo, però li dobbiamo accompagnare queste persone arrivano, qui abbiamo delle persone che sono da 6 anni e che non sanno che c'è questa realtà, perché oltre alle parrocchie che danno un minimo di assistenza mensile, bisogna accompagnarle queste persone, dare il sacchetto di viveri, è importante sì, ma devo accompagnare per vedere se quella persona ha diritto ad avere il contributo, se ha diritto ad avere l'assistenza sanitaria. Questo lo facciamo noi volontari, che spesso noi fisicamente li accompagniamo o dal medico. Poi ad Alcamo non esiste un mediatore culturale del comune, né in ospedale. Noi facciamo la scuola con partinico per le donne che devono partorire. Ma non solo per queste, anche per, per le nostre donne, le nostre amiche che devono partorire, se per caso mio marito lavora, eccetera, io devo andare a farmi il tracciato a Partinico, con chi ci vado? Qui ci sono andate, io le ho viste con i miei occhi, con l'autobus, e persone che erano all'ottavo mese, che sono venute e che si sono sedute per terra perché aspettavano l'autobus con la pancia nelle gambe. Io non posso lamentarmi del comune, ma ci vuole pubblicizzazione, pubblicità per queste e di altre associazioni che hanno contributi, che hanno, diciamo, di venire fuori in modo da fare una sinergia tra queste associazioni, non operare da soli, perché magari facciamo dei copioni, mentre insieme potremmo fare, come stiamo facendo noi, due associazioni che si stanno unendo, possono fare delle cose. Molto bene, grazie. Ecco, questa mattina i ragazzi, i bambini si divertono anche con un clown, professoressa Maltese. Si divertono, abbiamo chiamato Gaetano, che è un clown volontario conosciuto anche ad Alta, che si è offerto a intrattenere i bambini mentre le mamme sono impegnate nel laboratorio, diciamo, creativo. Ottimo, ottimo. E quindi è necessario, perché altrimenti non hanno a chi lasciare i bambini.